Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di lui, anzi a dirla tutta parliamo di loro, queste nuove eliche della iScrive, questo marchio americano che produce eliche per i droni DJI, ha prodotto ultimamente anche la versione per il DJI FPV. Io le ho acquistate su Amazon, non me le hanno inviate, però ero curioso di provarle. Costano circa 22 euro, ci sono mi sembra in 4 colorazioni e ci dovrebbero dare delle caratteristiche diverse rispetto alle originali. Vengono date come eliche per un miglioramento nel freestyle, cosa che io non faccio con lui, assolutamente no. Io lui lo utilizzo per fare long range, per fare cruising, lo porto in location in montagna, cioè dove veramente secondo me dà il meglio di sé. Non è, secondo me, per la mia opinione, per il mio utilizzo, un drone freestyle. Quando voglio fare del freestyle, anche se io non sono un super fanatico del freestyle, uso i miei droni FPV classici dove mi diverto, dove ho meno pattuglia nel caso dovessi andare a schiantarlo, e comunque hanno caratteristiche secondo me più adatte a quell'utilizzo, mentre lui secondo me la morte sua è l'utilizzo nel long range, nel cruising, perché ci dà comunque in quelle situazioni tanta sicurezza che magari con i droni FPV classici potremmo andare a perdere in certe situazioni, appunto un discorso di sicurezza. Però sono stato comunque tentato di provare quest'elica, vedere se anche nel mio utilizzo appunto cruising, long range, mi danno dei vantaggi. Queste eliche ci vengono date per un aumento della velocità dell'11% in orizzontale, del 13% in verticale, dovrebbero dare un miglioramento nel consumo della batteria del 2%, dovrebbe esserci un miglioramento per quanto riguarda il suono, quindi il tipo di rumore fatto dal drone, dovrebbe esserci un miglioramento, o meglio un cambio di rumore da quel punto di vista, e dovrebbe essere un drone più reattivo, più performante, anche appunto dato dal fatto che nascono per il freestyle. Però ripeto, io sono curioso di provare lo stesso per quello che io utilizzo questo tipo di drone. E infatti oggi mi trovo in questa location perché è il primo test, non le ho provate, quindi le proverò live con voi, quindi mentre lo utilizzerò cercherò di parlarvi e di darvi le mie sensazioni. E per chi è iscritto al canale e mi conosce sa che io questo drone lo utilizzo tanto appunto per fare questi long range, quindi ci ho fatto tanti minuti di volo in situazioni abbastanza critiche per quanto riguarda appunto le situazioni magari meteo, di vento, di clima, però si è sempre comportato secondo me benissimo. E una cosa che volevo farvi notare ovviamente è la differenza estetica per quanto riguarda appunto il disegno delle eliche, cioè guardate la differenza: queste sono le eliche della iScrive e queste sono le eliche della DJI originale del drone FPV. Guardate che differenza c'è dal punto di vista del disegno, cioè completamente diverse, soprattutto poi sulla parte finale abbiamo una differenza davvero importante, anche qua in centro ovviamente si nota una differenza. Quindi a livello propriamente costruttivo, per quanto riguarda il design, sono veramente completamente diverse. E questo appunto mi rende tanto curioso nel provarle. Speriamo che ci diano veramente un qualcosa in più e non un qualcosa in meno. È una cosa che volevo dirvi, che loro si installano come si installano le originali, quindi non bisogna metterci nessun adattatore, si vanno a fissare come si fissano le eliche originali. Hanno anche loro due eliche con il segno bianco che vanno messe dove abbiamo il segno rosso sui motori, quindi abbiamo questa differenziazione fra le quattro eliche appunto per andarle a mettere nell'ordine giusto. E una cosa che ci tenevo a precisare, che non vi ho detto ragazzi, che però per ottenere questi vantaggi per quanto riguarda appunto questo incremento di prestazioni con queste eliche, si parla dell'utilizzo in acro, quindi in modalità manual per quanto riguarda questo DJI FPV con tutto sbloccato, quindi più manual che si può. Detto tutto questo, adesso però è arrivato il momento di provarle, quindi adesso preparo tutto, iniziamo questo test con le DJI FPV e queste nuove eliche della iScrive. Andiamo! Perfetto ragazzi, il DJI FPV è lì, pronto al decollo, il mio controller con i miei stick personalizzati è pronto, perché io con quelli originali sin dall'inizio non ci sono mai riuscito perché troppo stretti per usare i pollici, non mi trovo bene, quindi mi ero stampato i miei sin dall'inizio. Adesso lo andiamo a mettere in modalità manual, quindi lui adesso ha tutte le impostazioni manuali e direi che finalmente possiamo provare queste iScrive. Armiamo i motori. Perfetto, 3, 2, 1, via! Ok, ragazzi, a primo impatto tanta roba, eh? Tanta roba.
Con le eliche originali nel ritorno video vedo più vibrazioni che poi ovviamente vanno a togliersi per quanto riguarda il video sulla micro SD, perché c'è la stabilizzazione che ovviamente non abbiamo direttamente nel visore, ma devo dire che l'immagine è molto più stabilizzata rispetto alle eliche originali, quindi secondo me c'è un minore numero di vibrazioni, o meglio, praticamente sono molto molto più lievi. Tanta roba ragazzi, tanta roba, non pensavo. Adesso lo proviamo un attimo a livello di prestazione, perché come abbiamo detto c'è un aumento di prestazioni del 13% in verticale, dell'11% in orizzontale, via, tutto gas. Wow, come fischia! Wow, pazzesco! Ovviamente, come ho detto io, ragazzi, io non lo uso per freestyle, quindi non inizio certo oggi a usare questo motore per freestyle, perché non ne vale la pena rischiarlo, soprattutto perché non sono, secondo me, le sue caratteristiche principali, non è il suo punto di forza. Proviamo a girare intorno a questo albero, fare una sorta di point of interest. Bello, mi è piaciuto. Vai, cerchiamo un albero più stretto, così possiamo simulare che sia la croce alla cima di una montagna, che sono le cose che faccio io normalmente con questo drone. Quindi vediamo, puntiamo questo albero è la croce, ragazzi, vedete che è una croce? Sì, è una croce assolutamente. Quindi ci giriamo intorno come se fosse una croce, guardate, wow, bello, bello, gira bene, gira bene, gira benissimo. Tanta roba, via adesso verso di me, a tutto gas, sentite come fischia, madonna, da paura, fischia da paura. Belle ragazzi, belle davvero, e come vi ho detto, io le ho acquistate, non me le hanno mandate, quindi non ditemi no, ma tanto te le hanno mandate, no, 22 euro, comprate su Amazon. Vi lascio il link in descrizione, se volete acquistarle anche voi, contribuite a sostenere il mio canale. Quindi la cosa sicuramente interessante delle eliche della Icecreve è che non sono cinesi, sono americani, quindi sono made in USA, e sicuramente è una cosa rara, molto rara. Piante, piante, qua ancora piante, giriamo intorno a questa pianta, sì, e sbuchiamo dietro di me, via, proviamo ad andare fino ai cavalli, sono proprio dalla parte opposta per quanto riguarda la direzione dei cavalli rispetto a dove sono orientato io. Ritorniamo, quindi abbiamo visto i cavalli, ritorniamo, volo radente qua in mezzo alle piante, wow, vedete che in cruising il rumore è anche più piacevole. Adesso ero in cruising, quindi non stavo spingendo, ero in modalità gas fisso, sentitelo in gas fisso. Adesso vengo qua, provo a girare un po' intorno a me, così sentiamo bene anche il rumore, che non è che viene dato come un rumore più basso, viene dato come un rumore diverso rispetto all'originale, e comunque il design di queste eliche è completamente diverso da quelle originali del DJI FPV. Adesso ragazzi, guardate, a tutto gas, tutto gas, madonna, a tutto gas è impressionante. Ogni volta che uso questo drone mi spavento per quanto spinge. Con queste eliche in teoria spinge pure l'11% in più, quindi tanta tanta roba. Su, dai, bello, bello, perché comunque i dip sono anche una cosa che lui è in grado di fare, soprattutto quando scendete magari da una scogliera, cioè io lo utilizzo per queste cose ragazzi, dai, e long range su per le montagne, che sono la morte sua, perché avete tutte le sicurezze per quanto riguarda il segnale video fortissimo, avete anche la possibilità di un return to home nel caso perda il segnale, sempre sicuro, quindi tutte quelle cose che nei long range con i droni FPV classici sono sempre un po' a rischio, con lui tanta tanta roba. Adesso lo metto in modalità manuale, così lo facciamo riatterrare, e questa è un'altra roba bella di questo drone, che quando dobbiamo atterrare lo mettiamo in modalità manuale e possiamo atterrare dove vogliamo in totale sicurezza. Quindi adesso lo faccio tornare guardandolo a vista, ovviamente lui adesso si pilota come un drone classico, quindi
lo possiamo far decollare in situazioni molto particolari, dove magari con un drone FPV classico non possiamo, perché siamo magari in mezzo a un bosco o abbiamo poco spiraglio d'uscita. Quindi decolliamo magari in maniera classica, poi lo mettiamo in modalità manual, acro e via. Quindi abbiamo evitato magari situazioni spiacevoli sia nel decollare che nel ritornare, poi ovviamente in base a dove stiamo volando. Queste comunque sono tutte quelle piccole cose che secondo me fanno di questo drone un drone incredibile. Adesso arrivo, me lo porto qua, no, torna qua, adesso arrivo, me lo porto qua, così lo faccio atterrare, perfetto, eccolo qua, arriva, vieni qua col sedere verso di me, perché sono i sensori anticollisione che ha frontali quando in modalità normal, quindi in modalità principiante, sono attivi, quindi dobbiamo far ritornare col sedere. Però ragazzi, vedete che lo faccio atterrare così. Non devo avere un'area di atterraggio che magari potrebbe essere critica in certe situazioni, perché magari decolliamo, che ne so, sulla riva di un fiume, sulla riva di un lago, quindi non abbiamo spazi necessari per poter fare un atterraggio in sicurezza. Con lui, ragazzi, atterriamo in sicurezza perché lo rimettiamo in normal, però poi voliamo in manual, perché quello è la morte sua, ovviamente. Però ragazzi, tanta roba, ma questo è tutto un altro discorso riguardante questo drone DJI FPV. Allora, le mie opinioni, le mie considerazioni sono che tanta roba, nel senso, se avete un DJI FPV provatele assolutamente, poi magari voi ci trovate dei difetti che io non ho trovato, ma per come utilizzo io il drone, sebbene nascano per avere un miglioramento nel freestyle, io ho trovato un netto miglioramento. Anche per quanto riguarda un volo long range, un volo cruising, devo dire tanta, tanta roba. Mi sembra, guardando il visore, nettamente migliorato anche nelle vibrazioni create nella videocamera, che nel visore ovviamente non avete le immagini stabilizzate, mentre saranno stabilizzate ovviamente quelle nella micro SD. E appunto queste vibrazioni che normalmente si vedono direttamente nel display degli occhiali, mi sembrano nettamente diminuite, cioè veramente sono delle micro vibrazioni adesso, mentre prima erano vibrazioni un po' più importanti, ovviamente non da dar fastidio mentre si vola, però questo va sicuramente a significare una migliore ottimizzazione del volo e della gestione dei motori, della potenza dei motori con queste eliche davvero pazzesche. Sicuramente costano di più delle classiche eliche che siamo abituati ad acquistare noi per i droni FPV classici, perché come sapete le eliche per i droni FPV, cosa le pagate? 5 euro 4 eliche, più o meno le cifre sono quelle, magari anche 3 euro 4 eliche o 7 euro 4 eliche, comunque non si va mai oltre 10 euro. Qua ragazzi costano 22 euro queste, però c'è da dire che non sono made in Cina, ma sono made in USA, quindi sicuramente è già questa una cosa molto 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 rara. Quindi ragazzi, io vi consiglio di provare se avete un DJI FPV assolutamente. A livello di accelerazione pura mi sembra che ci sia un incremento non da poco. E anche nel piccolo Dave che ho fatto qua dietro, ragazzi, sebbene era una cosa piccola, il drone scendeva molto molto più preciso, e anche in quella situazione le vibrazioni nella fotocamera, appunto scendendo così, mi sembrano davvero inesistenti. Cioè mi sembra che dal punto di vista delle vibrazioni si è migliorato in maniera incredibile. Questo ovviamente era solo un test, perché poi le proverò nelle situazioni in cui uso normalmente lui, ma era meglio prima provarle in una situazione come questa, quindi molto tranquilla, perché comunque quando vado nelle mie location adatte a lui preferisco andarci con tanta sicurezza psicologica, quindi non potevo provarle direttamente lì, ma ovviamente presto arriverà un video dove le proveremo in quelle situazioni cinematografiche che mi piacciono tanto a me e che piacciono tanto anche a lui. Anche se io con lui ho dei rate più morbidi rispetto a chi lo usa per freestyle, ma ragazzi, mi hanno impressionato tantissimo. Già lui fa paura quando dai tutto gas in acro, perché c'ha una potenza allucinante, poi fischia, avete sentito se fischia, cioè fischia in una maniera paurosa, e poi con questo probabilmente incremento dell'11% in orizzontale e 13% in verticale, se veramente è così, tanta roba, comunque spinge che
è una meraviglia. Quindi ragazzi, vi lascio il link in descrizione di Amazon per queste eliche del DJI FPV. Come vi ho detto, sono disponibili, se non sbaglio, in 4 colori. E il mio consiglio ragazzi, se avete un DJI FPV, acquistatele assolutamente, perché comunque un miglioramento o un cambiamento c'è. Poi valutate voi che percentuale di cambiamento avete su questo DJI FPV utilizzando queste iScream. Quindi ragazzi, se questo è il mio video in cui ho portato la recensione, la mia prova live di queste iScream per DJI FPV vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler, tantissime cose arrivano su Instagram. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video!